c'era Mosca. Qualcuno che lì che non capiva il perché, perché non tutti avevano studiato la storia, dice una mosca fiera, che mosca, è sempre una mosca. E io ero sfollato con la famiglia in Friuli per i bombardamenti di Reggio in quell'epoca, e quindi lì poi man mano si è sviluppata questa consapevolezza del dovere di reagire al nazifascismo, e abbiamo cominciato a creare dei gruppi di ribelli, così ci chiamavano allora, e quindi ci siamo messi insieme i volenterosi, siamo saliti sulle montagne. Il gruppo sceglieva il proprio comandante tra quelli che ne facevano parte, e io sono stato scelto a comandare un gruppo di 50 briganti, e si assalivano le caserme dei tedeschi e dei fascisti. Chi veniva catturato ti sparavano sulla strada, insomma. Sono stato sempre entusiasta e convinto di aver fatto la scelta giusta. Potevo starmene tranquillo perché avevo la famiglia che mi proteggeva, mi tutelava. Ad un certo momento ho detto: io devo andare, perché non era tollerabile quella condizione di sudditanza nei confronti dei tedeschi soprattutto, ma anche dei fascisti che erano i servi dei tedeschi. Avevamo questa voglia di cambiare il mondo, di cambiare la vita nostra e quella del nostro mondo. Non c'era una teoria che si imponesse, ma era un sentire piuttosto che un capire, perché chiaramente si aveva bisogno di decidere del proprio destino, ecco tutto. Devo confessarvi che io i primi mesi in cui sono rientrato portavo la pistola con me, perché c'era il rischio di venire assaliti. Reggio era fascista, era rimasto perché non aveva avuto alternative. Il cambiamento è avvenuto dopo con la discussione. La Costituzione realizza il nostro sogno dal punto di vista teoretico e dal punto di vista concettuale. C'è una delusione perché in gran parte ancora non siamo riusciti a realizzare quello che la Costituzione ci ha suggerito.